Buongiorno a tutti, eccoci qua, un'altra giornata, c'è una splendida giornata fuori, spero che abbiate provato la ricetta passata e oggi vi voglio presentare una ricetta, sembra difficile ma è facile anche questa, magari per Pasqua potete usarla, ok? Allora, facciamo un'oratina in crosta di sale, ok? Con del sale aromatico, dopo vi spiego tutto. Con uno spiedino di verdura e dopo andiamo a abbinare una maionese al latte di soia. Oggi abbiamo la nostra assistente ancora, saluta Sofì. Ciao. Ciao a tutti. E adesso piano piano partiamo. Qua abbiamo un'oratina 300-400 grammi, un'orata fresca. Abbiamo del rosmarino, dell'alloro, del timo fresco, ok? Dopo abbiamo preparato un sale aromatico, qua sono 300 grammi di sale grosso e 700 di sale fino. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il sale fino, l'abbiamo frullato un po' con delle erbe, vedete, ho messo del rosmarino, dell'arancio e del limone, buccia, solo il giallo, ok? Mi raccomando, non mettete il bianco dell'arancio e del limone. Ecco, l'abbiamo frullato, l'abbiamo mischiato assieme. Dopo abbiamo 3 chiare d'uovo e questo servirà per il nostro pesce, ok? Dopo abbiamo preso, noi avevamo qua in frigo, avevo un peperone, una zucchina, una melanzana, un pomodorino. Facciamo un piccolo spiedino che andiamo a profumare con dell'olio al basilico, che dopo vi dico come farlo. E qua cosa abbiamo? Qua abbiamo del latte di soia, ok? 50 grammi di latte, 40 grammi di latte di soia, 100 grammi di olio, io ho fatto metà olio di girasole e metà olio di oliva, ok? Per non farlo troppo forte. E abbiamo della salsa soia, ecco, che questo servirà per fare la maionese alla soia, molto veloce, pratica, leggera. Adesso partiamo, prendo le mie chiare e vado a montarle. Non dobbiamo montarle proprio a neve, Ok, devono essere ancora un pelettino liquide, va bene? E adesso andiamo a mettere piano piano, andiamo a aggiungerle, forse serviranno tutte, però andiamo a aggiungerle man mano e vediamo la consistenza giusta del sale, ok? E la mia assistente mescola. Ecco, mescola bene, Sofì. Brava. Deve risultare un impasto che sia manneabile, ok? Che riesco a lavorare con le mani, né troppo duro né troppo morbido. Ho messo della buccia d'arancio, della buccia del limone e del rosmarino qua dentro, ok? Dopo a piacere posso mettere il timo, posso mettere del pepe, posso mettere dell'alloro, come voglio fare la crosta, dare profumo al nostro pesce. Oggi abbiamo voluto farlo agli agrumi. Facciamo un fondo, ok? Dobbiamo fare un fondo alto circa un centimetro. Adesso mettiamo le erbe nel nostro pesce, ok? Una mezza fogliettina d'alloro, mettiamo del timo fresco, una fettina d'arancio, è quello che abbiamo usato per fare la crosta. Una fettina di limone, ecco qua, e andiamo a inserirla dentro nel nostro pesce. Mettiamo un goccino di olio, ecco qua, e andiamo ad adagiare il nostro pesce sul sale, vedete? Ecco, importante e adesso andare a spennellare con un po' di olio la parte sopra, almeno quando andremo a togliere la crosta del sale si staccherà subito. E andiamo a finire sopra, ok? Vedete il sale come è diventato colorato, con l'arancio? Adesso senti il profumo dell'arancio e del limone? Sì, si sente forte, Bisogna aiutarsi con la mano, ok?
Di solito questi pesci si possono fare pesci grossi, ok? Si prendono pesci da 2-3 kg, si fa questo e dopo si vanno a servire in sala quando si ha una cena, un pranzo di, non so, 7-8 persone. Qua adesso andiamo a fare un piccolo disegno, un'incisione, ok? Vedete? Vado a fare un'incisione, la testa e la coda. Arrivo con la punta del coltello fino al pesce. Ecco qua, così. E andiamo a fare delle piccole spumettine. Eccoci qua. Eccoci qua, il nostro pesce è finito. Io gli ho messo una bacca di ginepro per far vedere l'occhio, così. Ecco, adesso andiamo a infornare, Sofì. Prendilo qua. Brava. Aiuto. Eccoci qua. Bravo. Andiamo a infornare a 200 gradi per, vediamo adesso, 20-25 minuti. Anche qua, forno ventilato. Qua, intanto che il nostro pesce è dentro, prepariamo lo spiedino, ok? Allora andiamo a tagliare delle melanzane a rondelle, il nostro peperone facciamo a falde, così, pomodorini li lasciamo interi e andiamo a tagliare la zucchina. Ecco, io taglio uno spessore così perché dopo andiamo a rotolare, sennò si rompe. Allora, le nostre verdure andiamo a spennellarle con dell'olio. Ho fatto dell'olio al basilico aromatico. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo del basilico fresco nell'olio d'oliva, l'abbiamo coperto con un po' di pellicola e l'abbiamo passato un minuto nel microonde. Cosa fa? Il microonde fa sì che le essenze del basilico entrino nell'olio e profumano l'olio, ok? Andiamo a spennellare, eccoci qui, dai, spennella te, un pochettino, spennellare, mettiamo un po' di sale, ok? Sale e pepe. Così andiamo a fare con tutte le verdure. Andiamo a spennellarle, mettiamo l'olio aromatico e l'unica cosa che non passiamo in microonde sono le melanzane e il pomodorino, che quelle sono subito cotte in griglia. Perciò andiamo a fare i peperoni e le zucchine. Ecco le zucchine, le abbiamo preparate, facciamo la stessa cosa con i peperoni. L'importante è dobbiamo separarle perché le zucchine in un minuto, due minuti, in base alla potenza del microonde, sono cotte, ok? Le sbianchiamo appena appena, almeno andiamo a grigliare le nostre verdure e in un attimo saranno cotte senza il rischio di andare a bruciarle perché dobbiamo cuocerle, ok? Ecco qua, mettiamo della pellicola e le passiamo al microonde. Se dopo abbiamo del radicchio, facciamo lo stesso, del finocchio uguale, della una patata uguale. Andiamo a sbianchirle per poi essere più veloci a cuocerle in griglia. Le nostre verdure, vedete, scottate. E adesso andiamo in griglia. Ora, per fortuna ho una griglia in giardino con questo bel sole, bella giornata e passiamo il tempo. Qua le nostre verdure, griglia bella calda, nella sala le teniamo un attimo più con la fiamma bassa. Ecco le nostre verdure che sono pronte, vedete, segnate, non sono bruciate. Eccoci qua. E adesso andiamo a fare il nostro spiedino. Ecco Sofì che fa lo spiedino, Sofì? Brava, abbiamo preparato, mettiamo i colori un po' alternati per dar colore al nostro spiedino. Ecco qua, brava Sofì, vedete, mettiamo la nostra melanzana. Adesso prepareremo la nostra maionese con latte di soia. Qua abbiamo 50 grammi di latte, 40 grammi di latte di soia, scusate. E qua abbiamo dell'olio mescolato con d'oliva e girasole, ok? E andiamo a montare.
andiamo ad aggiungere piano piano l'olio, ok? Ecco come è diventata la nostra salsa, vedete, in un minuto neanche è montata subito. Adesso andiamo ad aggiungere della salsa soia a piacere, più o meno come la volete, del sale e del pepe se manca. State attenti col sale perché la salsa soia è già salata. Ecco come è diventata, vedete? Adesso è a farne poca, si perde, però vedete, bella montata per il colore della soia. Ecco. Qua si può aggiungere, se volete, dell'aneto tritato, del basilico, a piacere, insomma. Ecco, intanto abbiamo messo gli ultimi 2 minuti, abbiamo messo i spiedini che almeno si intiepidiscono. Andiamo a vedere il nostro pesce. Andiamo a incidere come abbiamo fatto prima il nostro, ecco qua, adesso dovrebbe aprirsi, ecco qua, vedete? E per controllare se è cotto il nostro pesce siamo qua sulla spina e vediamo se arriviamo alla spina, vedete che è cotto? Vedete? Si stacca dalla spina in fondo, eccolo qua, perfetto. Ecco qua, vedete? Pesce bello umido. Ecco, noi andiamo a prendere il nostro filettino, vedete qua. E andiamo a metterlo nel piatto. Ecco qua, vedete la spina quando si stacca così? Vedete che bella? Quando si stacca bene così, però vedete che è ancora umido, perciò il pesce è cotto perfetto. Mettiamo il nostro spiedino. Mi sono fatto prestare dalla mia assistente una ciotolina che lei gioca, e mettiamo la nostra salsa maionese alla soia, ok? Eccola qua. Andiamo a mettere parte al piatto. Andiamo a finire con una fogliettina di basilico del mio orto e un goccettino di olio extravergine d'olivo buono. Eccoci qua. E il piatto è pronto, semplice, colorato. Buon appetito a tutti. E speriamo che vi sia piaciuto. Sofì, saluta a tutti. Ciao. Ciao, buon appetito. Buon appetito. E alla prossima. Buona Pasqua a tutti. Alla prossima.